E ben trovati ragazzi, ben trovati e ritrovati sul mio canale. Preparatevi per un nuovo video. Anche oggi andiamo avanti con la serie dei makeover e il personaggio di oggi ce lo manda Nick NTF e potete ammirare qui il suo schizzo originale. Nick mi ha inviato questo personaggio che a prima vista mi ha un attimo spiazzato perché ho detto oddio, un robot scorpione, non si capiva bene effettivamente dove iniziava, dove finiva, ma questo non mi ha scoraggiato affatto, anzi mi ha stimolato perché lo sapete, più il personaggio è leggermente indefinito, più possiamo andarci a lavorare e possiamo andare a parlarne. In questo caso, io l'ho trasformato in una specie di creatura che secondo me starebbe bene in un gioco di carte tipo Yu-Gi-Oh! Ed è una sorta appunto di guardia, genio, insetto meccanico che secondo me alla fine funziona molto molto bene. Sa tanto veramente di boss slash carta di gioco di carte collezionabili. Io come sempre vi invito a mandarmi i vostri original character tramite messaggio privato su Instagram. Attaggarmi su Instagram sulla vostra creazione con l'hashtag JoJoMangaMakeover e ovviamente taggandomi con la mia pagina stessa in modo che io possa ricevere l'avviso e vedere il vostro lavoro. Quelli che mi piacciono di più, quelli che mi interessano di più, li farò. Prima di andare a vedere il video, vi chiedo di mettere mi piace come al solito sotto questo video, farmi sapere cosa ne pensate di questo personaggio, vi piace, non vi piace? Iscrivetevi al mio canale se non siete iscritti, attivate la campanella per non perdervi più nessun aggiornamento. Detto questo, io ho concluso le solite frasi di rito e vi lascio al nostro gigante robotico. L'ambiente era polveroso e sembrava disabitato da secoli. Non ci sentivamo sicuri a camminare in mezzo a quelle rovine. Sapevamo che qualcosa era in agguato ed aspettava solo noi. Poi rombo, una pulsazione nel terreno, tutto un cadere di colonne e davanti a noi, lui, il guardiano della soglia, ci stava aspettando e sapevamo che era arrivato il momento di combattere. È così che comincia questo nuovo makeover nella mia testa e quando ho visto il personaggio, la backstory, ormai la nostra migliore amica che mi è balenata in mente, è stata questa, ossia ci troviamo di fronte a un personaggio che probabilmente è un guardiano, un boss o in linguaggio archetipico un guardiano della soglia. Cosa sono gli archetipi, ragazzi? Sono semplici rappresentazioni visive di concetti e simboli puramente concettuali. E anche quando non sono visive, comunque si trasformano in ruoli che i nostri personaggi possono intraprendere, possono giocare. L'eroe, il saggio, la spalla. Ma ne parleremo più avanti, ragazzi, perché è veramente un concetto abbastanza complesso, seppur fondamentale, nella creazione di ogni character design. Ora, tornando al nostro personaggio di oggi, ma quante braccia c'ha? Questo è quello che ho pensato al primo sguardo. Ho colto il riferimento ai polipi o ai ragni, chissà perché poi la natura è fissata con l'otto quando si tratta di dare tante zampe alle sue creature, ma è troppo, too much, too much. Dobbiamo asciugare, dobbiamo un po' rimuovere qualche cosina, perché seppur il concetto era fighissimo, perché questo, non saprei, robot con questo richiamo un po' un gusto orientale in senso di arabeggiante in questo caso, e greco, perché ricordava comunque con quest'elmo, con questa piuma, qualcosa di greco-romano. Bisognava, come dire, farli convivere meglio, in maniera più armonica, quindi ho rielaborato il tutto come fosse una sorta di automa, perché dovete sapere che i greci nel 2000 e più avanti Cristo e poi i saraceni nel Medioevo erano parecchio chiusi, erano parecchio interessati all'automazione, alla tecnologia possibile a quel tempo e hanno creato bellissime strutture e oggetti che, seppur funzionando a carica, erano dotati di movimenti e di meccanismi che li facevano appunto animare. Ed è questo il concetto che mi ha spinto a creare il look del nostro guardiano della soglia, del nostro boss, perché volevo dargli quel flavor che poteva far capire che era sì
tecnologico, ma allo stesso tempo un po' retro, un po' antico, quindi ho cercato di mixare gli elementi in questo caso. Mi piacevano tantissimo le braccia blu, le mani blu, perché fa molto djinn, sempre della cultura araba. I djinn sono gli spiriti, in questo caso proprio i geni, delle mille e una notte della cultura araba. Quindi queste manone blu racchiuse all'interno di un'armatura dorata. Ditemi se non vi ricorda un po' la lampada di Aladdin. Quindi ho pensato immediatamente, se nella backstory in realtà questa fosse stata un'arma di un impero antico, mettiamo un impero arabeggiante persiano, che ha scolpito questo automa sotto la forma di una colonna o di una simil trottola, perché ho pure pensato che nella parte inferiore del design questa punta un po' a trottola ci stava benissimo, perché ovviamente non è che mi posso mettere a fare un intero settei o un character sheet per questo mostro, però ci stava tutta l'idea del fare una sorta di meccanismo che lo rendeva quasi multiforma a seconda appunto delle situazioni da incontrare, dagli ostacoli da abbattere, e perché no, trasformarsi in una sorta di trottola tirando su quelle che sono le zampe, facendole rientrare e poi di nuovo uscire ma solo le punte. Immaginatevi in un effetto rotante, rotatorio, che devasto che fa quest'essere. In più ho pensato ad altre parti meccaniche, come appunto la visiera che si può reclinare e lui appunto un po' a mo' di tartaruga può ritirarsi all'interno di questo guscio. Diciamo che non mo' vorrei trovare davanti in nessun caso, in nessuna situazione, a meno che non sia io il master di questo tipo di mostro, di demon, di quello che vogliamo. Perciò devo ammettere che a livello proprio di idee, ma come tanti di voi, funziona molto. Quello che va sicuramente un po' affinato, un po' smussato è il dettaglio, la tecnica, ma credo che sia dovuto, come spesso accade, semplicemente a un fatto di età e di esperienza, perché l'idea è figa, è buona, mi piace tantissimo e potrebbe essere veramente un ottimo personaggio funzionale ad un videogioco, a un gioco di carte collezionabili, come ho già detto più volte, perché ci sta anche quel gusto. Come dire, certo io l'ho accentuato, questo è poco ma sicuro, però ha un gusto effettivamente molto più 92.000 come design, forse perché effettivamente io sono di quelle generazioni lì e ci proietto quella visione, probabilmente un character design della generazione 2010-2000 avrà un altro tipo di gusto. Io ci ho messo un po' di old school, che ci piace tanto e fa sempre classy. Un punto di cui discutere, che ho già accennato comunque, è la confusione invece, perché l'idea, seppur vincente, è il tratto immaturo, diciamo così, è comunque un'accozzaglia, cioè bisogna sempre, ragazzi, ragionare su quante me ne servono, ma ne servono veramente così tante di queste cose random, insomma, che mettete sui vostri personaggi. Riflettete. Perché, come ho fatto io, ideando una sorta di storia nella mia mente, il design poi esce fuori da solo, perché con questi, diciamo, arpioni che gli ho messo io, lui può correre tipo un ragno, può saltare, può arrampicarsi, e quindi è molto agile, perché poi vedete che sembrano leggeri e sottili. Non credo che Nick abbia fatto lo stesso, perché anzi, aggiungendo tutte queste braccia belle tic, belle ciccione, io mi immagino quello suo quando si muove, che casino, che confusione, che caciara, sia a livello di suono che a livello di movimento, quasi si ostacolasse da solo. E quindi questo è un punto sempre, non solo in questo caso, sempre, su cui riflettere molto quando andate a creare i vostri personaggi. La funzionalità. Esattamente come mi sono fatto un film mentale io sulla trottola, gli spuntoni, eccetera, ve lo dovete fare voi per ragionare e risolvere eventuali problemi di disfunzione visiva, perché, ripeto, disfunzione visiva significa che visivamente non funziona nella praticità di esecuzione quello che andate appunto a creare, perché un robot, un automa originale come nello schizzo originale, farebbe tanto ghiaccio e si butterebbe giù con un colpo. Il mio diventa molto molto più pericoloso, perché ha una parte superiore umanoide che può anche maneggiare armi, oggetti, lanciare cose, e una parte inferiore che gli permette di essere agile o ancora più pericoloso nel caso, come abbiamo già detto, di una rotazione, nel caso di un attacco speciale. Per quanto riguarda la palette,
io mi sono rifatto a quella originale, e questa in un certo senso con questi colori super primar, cioè i colori primari, rosso, ciano e oro, d'oro, ma giallo di base, creano questo effetto forse, non dico basic, ma di nuovo old school, perché diciamo che palette molto più sofisticate, con fluo, pastello, arrivano adesso, sono figlie di nuove generazioni. La generazione degli anni 90, 80 era molto più, come posso dire, easy, sì, diciamo easy, amava giocare un po' di più sui contrasti primari. Pensate ad esempio alle palette dei vestiti delle guerriere Sailor, o oh, Sailor Moon ha i capelli biondi, quindi giallo, il fiocco rosso e la gonnellina e il fazzoletto blu, quindi proprio siamo nella scala dei primari totale, proprio piena, e questo un po' fa lo stesso gioco, che non è un male, perché è estremamente facile da seguire, è estremamente facile da analizzare per lo sguardo. Ultima parte finale sono state poi le decorazioni, e qui entra molto in gioco il gusto personale. Io appunto, immaginando di approcciarmi a un personaggio di un gioco di carte o cose simili, non ho spinto troppo con decori barocchi, texture e quant'altro. Ho cercato sempre di applicare la colorazione fake Copic che sono solito usare, ma per quanto riguarda tutti, come posso dire, gli arzigogoli dell'armatura, ho cercato di essere il più sobrio possibile, perché già il design è abbastanza particolare, è abbastanza impegnativo da leggere, seppur nella funzionalità della silhouette, e quindi non ho pensato di caricare oltre con troppi dettagli, perché altrimenti l'attenzione, ciao, se ne va, e dici dove devo guardare, l'occhio proprio chiede, ma dove devo guardare? Devo guardare corpo, devo guardare parte di sopra, parte di sotto, i dettagli, ditemi voi, quindi meglio restare easy peasy. Poi magari un'altra persona con un gusto più, diciamo, sofisticato avrebbe gradito caricare di più. Io mi sono mantenuto sul soft, anche perché nei videogiochi, quando vedete un eccesso di dettaglio, sappiate che spesso e volentieri è perché vanno usate le texture. In un manga, in un anime, non è, o in un film d'animazione, non è solitamente consentito o consigliato aggiungere troppi dettagli sul design, perché questo renderebbe difficile sia l'animazione sia appunto la funzionalità del personaggio su schermo. Ed anche oggi siamo arrivati quasi alla conclusione del video. Io spero che il personaggio vi piaccia. Di nuovo fatemi sapere cosa ne pensate in un commento. Se avete seguito il discorso fino a qui, e anche oggi di tips ne abbiamo snocciolate, ma questo è solo per preparare il terreno, ve lo assicuro, a future video lezioni concrete, belle ciccione, io vi chiedo di mettere 3 emoticon a forma di ragnetto, così io saprò che voi avete seguito il video fino a questo punto e vi amerò ancora di più forever and ever. Noi ci vediamo nel prossimo video, e non so dirvi che cosa sarà, probabilmente un free talk o un'accademia, però il tempo ce lo saprà dire, e come sempre vi ringrazio per avermi seguito e per il supporto, e ci vediamo alla prossima volta, regà. Un bacio, ciao belli.